Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Indietro in modo tale che non posso andare dove volete. Esatto, perfetto, ottimo. Ciao, ben trovato. Ciao, Matteo. Allora, un'Italia che cambia, ci sono le solite cose che succedono ogni giorno, ci sono altre cose nuove rispetto a qualche giorno fa, no? Noi proponiamo un'alternativa al renzismo, che è una deriva pericolosa, statalista, che cerca di annullare tutto quello che rimane del commercio, dell'identità, del territorio, della democrazia, e quindi proporremo non ai partiti ma ai padani e agli italiani una visione diversa, coraggiosa, rivoluzionaria, scommettendo sui cittadini, sugli imprenditori, su chi produce e crea ricchezza, facendogli pagare la metà delle tasse che pagano oggi. Al di là dei cambi, l'appello del processo Ruby e dà nuova forza al centrodestra. Non esistono più nel centrodestra né nel centrosinistra, esiste chi difende gli assistiti e chi difende i produttori. Noi cerchiamo di parlare a chi difende i produttori. Mi fa piacere umanamente e politicamente per Berlusconi, mi dispiace che gli italiani abbiano sbattuto via milioni di euro per indagini inesistenti bocciate da altri giudici, e mi viene il dubbio che se fai il bravo con chi di dovere finisci bene, e se invece fai il cattivo finisci male. Noi siamo nati per fare i cattivi. C'è Maroni adesso sotto inchiesta, si può dire la stessa cosa? Appunto, è sotto inchiesta da quella procura che ha cercato per 2 anni milioni di euro di tangenti che non esistevano, e allora si attacca a un viaggio di 4 persone a Tokyo e a 2 collaboratrici di Expo per Regione Lombardia, che conta 10 milioni di abitanti. Penso che la giustizia italiana sia una vergogna a livello planetario. Senta, ma Berlusconi dice che adesso si cambia, che il centrodestra cambia, succede qualcosa di nuovo o no? Il centrodestra non cambia in base alle sentenze. Il centrodestra, ripeto, non esiste, perché non esiste, sarà meglio di sinistra. Esiste chi difende il territorio, chi difende i piccoli rispetto ai grandi, rispetto agli avvoltoi, e quindi noi a questa gente ci rivolgiamo non ai partiti, non ad Alfano, a Berlusconi, a Casini, alla Meloni, noi ci rivolgiamo agli italiani. La speranza è sempre che ci siano alle fine primarie di coalizione. Adesso Berlusconi pare aver aperto a quelle del suo partito, penso che voi vorreste. Per fare cosa? Se manca il progetto non mi interessano i nomi. Noi oggi lanciamo un progetto che parla di sicurezza, parla di polizia di Stato, parla di giustizia, parla di agricoltura, parla di ambiente, di territorio, di solidarietà, di immigrazione e soprattutto di tasse. Oggi lanciamo una rivoluzione fiscale che in ottobre spero porti in piazza milioni di italiani. Chi ci sta con noi, altrimenti chi non ci sta non mi interessa farci le primarie. Quindi non pensate di dimezzare le tasse, lei ha detto dimezzeremo. Proponendo un'aliquota fiscale secca al 20% uguali per tutti, dal nord a sud, belli e brutti, ricchi e poveri, scommettendo di far pagare di meno chi oggi paga e di costringere e convincere a pagare chi oggi non paga. Qualcuno ha parlato di OPA sul centrodestra, quindi è molto di più la sua proposta politica. Noi lanciamo un messaggio a tutto il nord e a tutta l'Italia, perché oggi parleremo della Lega Nord, che rimane Lega Nord, ma che accetta la scommessa di aiutare anche chi al centro e al sud ha voglia di liberarsi e di riprendere le sue energie, la sua libertà e il suo lavoro. Se arriveremo al 51% al nord a livello nazionale, vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ma da soli o con chi? Per il momento da soli, visto che siamo l'unica alternativa seria al renzismo. Se qualcun altro ci farà compagnia sono solo contento. Renzi dice che l'operazione Mare Nostrum va avanti e che la Lega deve stare zitta perché insomma. Si contano 500 morti dall'inizio dell'anno nel Mar Mediterraneo, sono 500 morti che pesano sulla coscienza dei buonisti alla Mare Nostrum, e gli altri 500 che purtroppo temo si conteranno per le altre partenze sono tutte sulla coscienza sporca di Matteo Renzi. Salvini si va verso le regionali, ovviamente in Veneto l'anno prossimo, di cosa ha bisogno il partito qui per puntare a confermare Zaia? Di continuare a fare quello che abbiamo fatto per 4 anni, di puntare su Luca Zaia, che è il governatore più amato d'Italia, e di continuare a parlare poco, a lavorare tanto, a tenere aperti gli ospedali di notte, a ridurre le tasse, a difendere la nostra agricoltura, a rilanciare il nostro turismo e ad essere compatto. Quindi oggi lancerò il messaggio che la discussione va bene all'interno, all'esterno è un regalo agli altri, non hanno bisogno di regali, però in Veneto si vince, abbiamo vinto a Padova, quindi sul Veneto non ho grossi dubbi. Lei oggi verrà confermato segretario per i prossimi 3 anni, se non sbaglio, una proroga anticipata però necessaria vista la situazione. Ma all'interno del partito fino a poco tempo fa si parlava di un po' di concorrenza tra Tosi, appunto Zaia, insomma c'era un po' di cattivo umore, adesso la cosa è rientrata o quale sarà il partito che guiderà per i prossimi 3 anni? Un partito unito, visto che i nemici sono fuori, però se vi dico tutto prima dell'intervento, poi dentro cosa dico? Quindi la seconda puntata la facciamo dopo, se no ho finito le cose da dire. Ok, va bene, grazie.